crescere anche su molti fronti, ci stiamo conoscendo man mano, quindi pregi, difetti, qualche diciamo, suggerimento, qualche cambiamento lo stiamo già facendo, ma sicuramente io sto imparando molto da loro perché, ripeto, loro hanno un'esperienza di tanti anni e quindi è importante proseguire la tradizione, ma nello stesso tempo cominciare a guardare e a implementare l'offerta culturale, perché secondo me innanzitutto noi dobbiamo dire qui noi stiamo partendo da un percorso culturale che deve diffondersi, deve vedere partecipare tutta la nostra città, tutti i rioni, perché mi immagino quando finalmente riusciremo a coinvolgere anche altri quartieri, riusciremo a costruire questo percorso non un mese prima come sta succedendo, ma riusciremo a pensarlo con calma, a pensarlo durante l'inverno, a cucirci vestiti magari durante l'inverno, a far partecipare i ragazzi come ha tentato anche una nostra collaboratrice, dopo vi presento un attimo le varie manifestazioni. Ecco, io credo che da qui si debba partire perché è un'esperienza storica, concreta, medievale della nostra città, ma da qui dobbiamo divertire i nostri giovani, dobbiamo far cultura divertendo. E anche credo debba essere valorizzato questo evento annuale facendolo conoscere all'estero, perché questa tradizione medievale piace, questa nostra tradizione storica deve essere diffusa anche all'interno di percorsi turistici, più collaborando di più col comune, con le associazioni di categoria, ma sicuramente io credo che da qui, da quest'anno, dove stiamo diventando matti tutti insieme per dare comunque un servizio e un evento piacevole e di pregio per la città, di sicuro da qui partiremo per crescere, per fare più eventi, per diffondere di più questa nostra storia, questo momento culturale e turistico della nostra città anche al di là dei confini della nostra provincia.